Il momento è arrivato. Finalmente potete scoprire come rendere più seducenti i vostri piatti e più appetitose voi stesse in occasione di appuntamenti romantici. La puntata di oggi è dedicata alla cena di compleanno della vostra dolce metà perché può presentare delle insidie. Sentiamo infatti il messaggio di Silvia. Ciao Elena, devo organizzare una cena per il compleanno del mio ragazzo. Siamo insieme da 8 anni e io sono corto di idee. Ti prego aiutami. Sono qui per questo, è un'arma segreta infallibile per i vostri compleanni romantici, i nastri. Sfoggiare il taglianastro in cucina o indossarli come accessori vi renderà un meraviglioso regalo da scartare. Ma procediamo con ordine. Venite con me ai fornelli. Per una cena di compleanno con i fiocchi io vi consiglio farfalle con pesto di pistacchi, gamberi e nastri di zucchina. Una ricetta con 3 caratteristiche fondamentali per le occasioni romantiche. È semplice e veloce, quindi vi lascio il tempo per farvi belle, ma anche molto leggera, perché nessuno vuole sentirsi appesantito nel dopocena. Giusto? Gli ingredienti sono: per il pesto di pistacchio, 75 g di pistacchi sgusciati e non salati, 25 g di pinoli, 25 g di parmigiano grattugiato, 45 ml di olio d'oliva. Per la pasta, 200 g di farfalle, 100 g di code di gamberi, 3 zucchine, prezzemolo, sale, pepe e zenzero. Come prima cosa, mentre l'acqua bolle, creiamo i nostri nastri di zucchina. Ho selezionato le zucchine di 2 grandezze diverse. Con la grande faremo la decorazione, con le piccole condiremo la pasta. Per affettarle a nastro, basta un pela patate. Ora buttiamo la pasta e nel tempo di cottura prepariamo il resto della ricetta. Con un mixer ad immersione tritiamo i pistacchi, i pinoli, con tutti gli ingredienti. Vi racconto un segreto, i pistacchi sono afrodisiaci, come alcune spezie fluidificano il sangue e sono vasodilatatori. Voilà, il pesto è pronto! In una padella, con un goccio di olio, saltiamo i gamberi. Aggiungiamo anche 1 cucchiaio d'acqua di cottura, sale, pepe e un pochino di zenzero. Se volete, potete aggiungere anche un po' di peperoncino. Come avrete notato, non uso né aglio né cipolla. Assolutamente vietati per le serate tête-à-tête. I gamberi devono cuocere soltanto un paio di minuti, perché altrimenti perdono il loro bel colore brillante e diventano gommosi. Li mettiamo da parte e nella padella facciamo insaporire le zucchine. Teniamo da parte i nastri di zucchina più grandi per l'impiattamento. Ora siamo pronti a condire la pasta e a servire questa meraviglia. Ora che vi ho mostrato come usare i nastri in cucina, dobbiamo sperimentarli come accessori. Andiamo a prepararci. La regola numero 1 nella scelta dell'outfit è sentirsi a proprio agio. Quindi indossate il vestito che vi piace di più e che fa impazzire il vostro lui. Come accessori, selezionate dei nastri che vadano a sottolineare le parti del vostro corpo che volete utilizzare per stuzzicarlo. Il collo, le caviglie o i capelli. Meglio scegliere solo una delle opzioni perché vogliamo apparire seducenti, non degli alberi di Natale. Io mi sono ispirata a Maria Antonietta ed indosso un nastro di velluto intorno al collo, ma le opzioni sono tantissime e tutte molto sfiziose, dipende naturalmente da come siete vestite. Per questo ho selezionato per voi su Pinterest una bacheca dedicata. Trovo molto eleganti i nastri abbinati alle catenine e molto sexy quelli che finiscono nella scollatura. Un altro accessorio adoratissimo da entrambi i sessi sono le scarpe col tacco alto. Se poi ci abbinate anche un nastro, non vi toglierà gli occhi dalle gambe tutta la serata, lo sapete, vero? Su Pinterest, nella mia bacheca Scarpe con i nastri, ne trovate di tutte le fogge per ispirarvi.
nastri che arrivano fino al polpaccio, nastri di diverse forme, colori o semplicemente utilizzati come decorazioni. Non dimentichiamoci dei capelli, soprattutto se li avete lunghi come i miei, basta un semplice nastro di raso per impreziosirli. Naturalmente, il vero colpo da maestro è indossare anche lingerie con nastri in punti strategici. Una volta che avete scelto i vostri nastri come accessori, fategli capire che siete voi il regalo della serata. Quindi toccherà a lui scioglierli. Non vedo l'ora di sapere come sono andate le vostre cenette di compleanno. Condividete con me le foto dei vostri outfit e dei vostri piatti sui social e sul sito della trasmissione. E aspetto anche le vostre richieste per le prossime puntate. Ricordate, basta veramente pochissimo. Un pizzico di fantasia e la seduzione è servita.